Ainulindale, la musica degli Ainur. All'inizio esisteva solo l'unico. Il suo nome è Eru, ma nel creato porta il nome di Ilúvatar. Come prima cosa generò una progenie di santi che portano il nome di Ainur. E prima che ogni altra cosa fosse messa in moto e creata, loro iniziarono a cantare al suo cospetto, creando un legame e un'armonia tra loro generata dal canto. Agli Ainur fu spiegato da Ilúvatar lo scopo della loro esistenza, l'inizio e la fine delle cose. E davanti alla sua grandezza e immensità, loro stettero in silenzio ad ascoltare ciò che era e ciò che sarebbe stato. Eru, o Ilúvatar, impartì poi il suo primo comando. Io ora voglio che voi facciate una grande musica e con il canto creiate un tema unico tra di voi. Ilúvatar si sedette e ascoltò. Quella musica era perfetta e funzionava perfettamente. Ma più il tema andava avanti e più si notavano delle increspature e delle imperfezioni nella melodia. Melkor, uno degli Ainur, stava creando di propria immaginazione, ignorando il tema che Ilúvatar aveva assegnato. Suonava la sua musica e questa intaccava pesantemente l'armonia, perché Ilúvatar stesso aveva fornito a Melkor delle massime doti di potenza e di conoscenza. Melkor era stato sin dalla sua nascita differente dagli altri suoi simili. Spesso si ritrovava da solo nel vuoto a pensare e a concepire i propri pensieri. Nel vuoto lui cercava la fiamma imperitura, la fiamma stessa che fa parte di Eru. Melkor era irritato dalla vacuità di Ilúvatar. Nel suo canto distorto, Melkor riuscì anche a portare alcuni degli altri Ainur ad accordarsi con lui. In tutto questo, Eru, o Ilúvatar, stava in silenzio e ascoltava, lasciando che il figlio ribelle facesse le sue prove. Quando però pensò che ne aveva abbastanza, Eru si alzò in piedi con un sorriso e, alzando la mano sinistra, diede il via a una nuova melodia. Melkor, percependo la sfida e credendo di poter competere con il creatore del tutto, continuò il suo canto contorto, provando a sovrastarlo. Ilúvatar percepì il caos che ormai infuriava nelle proprie sale e, alzata un'altra mano, intonò altri due canti potentissimi che senza sforzo misero in ginocchio Melkor. Eru, una volta tornata la pace, parlò e disse: «Voi siete potenti, figli miei. Siete gli Ainur, e tra di voi Melkor spicca per potenza. Ma quando vi avrò mostrato il risultato del vostro canto, capirete esattamente perché non c'è nulla di quello che esiste che non inizi e non finisca in me. E anche le vostre tentazioni e le vostre pulsioni hanno infine uno scopo che mai potreste immaginare ora». Gli Ainur, davanti alle parole del padre, si trovarono paralizzati e Melkor, invece, tremante dalla vergogna che su di lui era stata riversata. Eru disse allora: «Guardate con i vostri occhi cosa ha creato la vostra musica». Tutti si avvicinarono e videro un mondo, una sfera che fluttuava nel vuoto. E più gli Ainur la guardavano, presi dallo sgomento, e più quel mondo cresceva e viveva. Ma era solo una visione di quello che sarebbe stato. «Qui tutti voi troverete uno scopo. Persino tu, Melkor, capirai che i tuoi pensieri hanno uno scopo e sono tributari della loro gloria». Gli Ainur conoscono quasi tutto del passato, del presente e del futuro. Alcune cose gli sono state rese invisibili dalla volontà di Ilúvatar. Guardando meglio la sfera, gli Ainur notarono che la potenza del terzo canto aveva creato qualcosa di meraviglioso e impensabile per tutti loro in quel miraggio del futuro. I figli di Ilúvatar, creati da lui e lui soltanto, abitavano quel mondo adesso,
nella visione futura che si prospettava davanti a tutti loro. I figli di Ilúvatar erano elfi e uomini, i primogeniti. Non appena gli occhi degli Ainur si posarono su quelle creature, ecco che subito tutti loro vollero abitare ad Arda. Arda era il nome che gli elfi diedero immediatamente a tutto il creato del canto. Tutti loro volevano vivere ad Arda, questo è certo, ma uno di loro aveva brame diverse. Era attratto dal creato e mosso dal desiderio di controllare e assoggettare uomini ed elfi al proprio volere. Quell'uno era Melkor, tanto potente quanto bramoso e invidioso. Arda era fatta di aria e vento, pietra, metallo, argento e oro, ma era l'acqua che le creature ammiravano di più. Tra gli Ainur fu Ulmo che dedicò il proprio pensiero ad essa, diventando il padrone dell'acqua. Manwë, invece, che era il più nobile di tutti gli Ainur, dedicò il proprio pensiero all'aria e al vento. Mentre alla forma e alla struttura, aveva pensato Aule, il quale si dice sia stato fornito di conoscenza e potere di poco inferiori a quelle di Melkor. Ilúvatar disse ad Ulmo: Melkor ha mosso guerra anche al tuo creato, concependo temperature estreme, eppure non è riuscito oppure non ha voluto distruggerlo, creando così la neve e le nuvole. In questo tu sei molto simile a Manwë, so che ti è molto vicino e che tu ami infinitamente. Ulmo, il dio dell'acqua, rispose: noto ora che l'acqua non è mai stata così bella. Non avrei mai potuto concepire da solo la bellezza e la perfezione di un fiocco di neve e nemmeno lo scrosciare della pioggia che si riversa sulla terra. Andrò a cercare Manwë e insieme creeremo melodie sempre più belle che possano darti diletto. Così, Manwë e Ulmo diventarono alleati in tutte le cose e sempre hanno servito e sempre serviranno il volere di Ilúvatar. Gli Ainur, in tutta questa creazione, percepirono un elemento nuovo e li fece rabbrividire. L'oscurità che in alcune parti del mondo aleggiava. Il progetto, la visione che Eru aveva messo a disposizione loro da seguire, svanì prima dell'avvento dei primi uomini. Ora erano quasi ciechi, perché gli Ainur non avevano ancora visto gli avvenimenti delle ere successive. Ilúvatar, ad un certo punto, parlò di nuovo. Ea, questo è il nome del mondo che avete creato. Ed ora che tutto ciò venga all'essere e diventi realtà, io animerò la vostra creazione con la fiamma imperitura. Ed ora in poi vivrà al centro del pianeta. Ora chi tra voi lo vorrà potrà scendere sulla creazione che avete davanti. Tutti loro erano attratti dalla luce, ma solo alcuni decisero di compiere il grande passo e separarsi da Ilúvatar. Tra questi i più nobili e i più potenti degli Ainur. Molti rimasero al sicuro al cospetto del Creatore. Gli Ainur che scesero sulla Terra vennero in seguito chiamati Valar dai figli di Ilúvatar. I Valar, così ora erano chiamati, si ritrovarono smarriti su una terra incompleta e informe che era completamente al buio. Ma si misero subito al lavoro, ricreando nelle ere future tutto quello che avevano progettato e creato con il canto in forma di visione, ora lo stavano facendo sul serio sulla magnifica Ea, la terra, animata dalla fiamma imperitura. La maggior parte del lavoro la fecero Manwë, Aule e Ulmo, con aria, terra e acqua. Anche Melkor, tra i potenti Valar, era lì dal principio, e lo scopo personale era quello di distruggere e rovinare tutto quello che gli altri suoi pari creavano. L'odio di Melkor era ancora più visibile nei confronti di Manwë, poiché egli era suo fratello
il fratello quasi potente come lui che Eru gli aveva donato. Manwë, stanco dei soprusi del fratello, disse: «Melkor, non riuscirai a fare di questo mondo il tuo regno personale. Te lo impedirò con tutte le mie forze». Così ci furono duri scontri tra Melkor e tutti gli altri Valar, e prima ancora che le creature figlie di Ilúvatar camminassero sulla terra, ci fu già violenza in Arda. In seguito, per essere visibili e concepibili agli Elfi, i Valar si vestirono e assunsero una forma simile a quella dei figli di Ilúvatar, per quanto ricordavano della visione concessagli dal Creatore. Quando i Valar camminavano svestiti, nemmeno gli Eldar, che erano i primi Elfi, riuscivano a percepirli. Una volta vestiti, però, assumevano forme sia maschili che femminili. I Valar trovarono degli alleati, alcuni minori, altri quasi potenti e maestosi come loro, per contrastare la possibile ribellione di Melkor, il quale, avendo visto le loro forme vestite di carne, così aggraziate e belle eppure, cadde in un'invidia ancora maggiore e disperata. Assunse allora anch'esso una forma visibile dai figli di Ilúvatar. La sua, però, era oscura e terribile da vedere. Forte di questa nuova forma, egli calò su Arda come una tempesta scura. Era il più potente dei Valar, grande come una montagna e vestito di ghiaccio e fuoco. Oscure erano le sue vesti, i suoi occhi erano pieni di fuoco e la luce che ne usciva poteva trafiggere qualunque cosa. Gli dei scesero in battaglia, insieme ai loro aiutanti, tutti uniti per combattere quella forma di Melkor. Ebbe inizio così, la prima battaglia per il dominio di Arda. Gli Elfi, per fortuna, sanno ben poco di quello che successe, perché i Valar stessi vollero tenerli all'oscuro. Una volta finite queste battaglie ed aver ristabilito la pace su Arda, i Valar ripresero a creare il mondo migliore per l'esistenza dei figli di Eru. E Melkor tornò a sabotare la creazione in un infinito ciclo di eventi che porterà un giorno alle grandi storie dei figli di Ilúvatar e delle razze e delle creature che verranno in seguito. Grandi avvenimenti verranno narrati. E niente, restate sintonizzati, mi raccomando, commentate, mettete like al video, condividete e parlatene ai vostri amici. E se vi va potete anche abbonarvi al canale oppure aiutarmi con tutti i link che trovate in descrizione al video o all'audio se siete su Spreaker. Giusto, dimenticavo, farò un piccolo video a parte per quello che riguarda la Vala Quenta, perché l'ho ritenuta un po' un elenco della spesa per quello che riguarda tutti i vari personaggi, quindi è un elenco dei personaggi del Silmarillion, quindi se vi risulta che manca all'appello la Vala Quenta, lo troverete in un piccolo video a parte che non farà parte della sequenza cronologica. Ringrazio di nuovo di cuore i miei abbonati, e ci sentiamo la prossima volta. Ciao ragnacci!